Ciao a tutti, io sono Ol, siete su The Breakfast Bug e questa è l'anteprima del single player di Gravity Rush 2, gioco che uscirà su PlayStation 4 il 18 di gennaio 2017, quindi siamo agli sgoccioli, chiaramente se vi vedete il video prima della sua uscita. Gravity Rush 2 riprende quasi tutte le tematiche e gran parte della grafica dal primo capitolo, versione remastered, direi. Chiaramente il primo capitolo è uscito prima su Vita e quindi una portatile, e poi su PlayStation 4 e quindi una console home, e questo è più legato alla home, infatti uscirà su PS4. Siamo sempre lo stesso personaggio del primo capitolo, molto cartunoso, come vedete la grafica è altamente ispirata ai manga, agli anime. Durante la storia ci troveremo dei blocchi narrativi, come state vedendo adesso, legati a una struttura simil manga. È abbastanza spensierato. È un action, chiamatelo come volete, comunque dovete andare in giro a dare dei calci ai cattivi. Mi ha ricordato tantissimo Bayonetta. Ma in realtà mi ricorda Bayonetta perché è uno dei esemplari, dei titoli esemplari di quel genere. Diversamente da Bayonetta abbiamo la gestione della gravità, che è una cosa unica per questo genere. In realtà altri giochi con la gestione della gravità sono già usciti. Essenzialmente noi possiamo spostare il punto gravitazionale del mondo intero per il nostro personaggio solamente, e quindi utilizzare qualsiasi punto di una sfera ideale come base d'appoggio. Inoltre possiamo giocare con la gravità e quindi siamo liberamente in grado di volicchiare, in realtà fluttuiamo verso un altro punto di gravità. Possiamo utilizzare gli oggetti, come vedete io ho raccolto degli oggetti da usare come armi, essenzialmente. E in più abbiamo tre diverse tipologie di gestione della gravità, quella normale, gravità gioviana e lunare. Gravità lunare, che questa ci permette di essere più leggeri rispetto a gravità normale, quindi possiamo fare il calcio spazio-temporale, che è di fatto è una cannonata contro i nemici se li prendiamo. E poi abbiamo la gravità gioviana, che vedremo fra un po', che invece è la gravità più pesante rispetto a quella terrestre, quindi quella normale, che ci permette di essere più pesanti, infatti abbiamo le coscione grosse e gialle, ma molto più effettivi se dobbiamo fare dei danni ad area. Comunque lo scopriremo. Io adesso sto avendo leggermente delle difficoltà con la telecamera, perché anche sto parlando mentre gioco, quindi tadan. E i nostri nemici sono queste cose, questi sputacchi neri per il momento, ma non c'è solo quello. E la trama parte da dove ci siamo fermati durante alla fine del primo episodio. Oddio, mi sono fatto male, no? E quindi abbiamo raggiunto questa città, che è una città commerciale portuale, e assieme a qualcuno che porta un carico pieno di cose strane che puzzano, da quello che abbiamo capito per il momento. Ok, vi faccio vedere un po' il movimento grazie alla gravità. Come vedete io sto fluttuando verso un punto nel nulla. Adesso cambio punto gravitazionale, flutto verso quella zona, e in questo modo io mi sto spostando a una grande velocità. Non devo percorrere l'intera mappa, che potrebbe tendere un po' alla frustrazione. Oddio, stavo per prenderlo tra le chiappe. Ok, andiamo verso il porto, che è il punto dove abbiamo attraccato la nostra piccola nave commerciale. Di fatto è al momento una piccola hub di missioni. In realtà stiamo seguendo una missione sola, divisa in diversi step. Ok, cerchiamo di andare a spaccare questi bruti. Mi è venuta malissimo.
Abbiamo un punto. Come vedete c'è il navigatore che ti indica dove arrivare. So, non so se è mandatoria questa cosa, però dato che qui rimane a fluttuare, noi lo prendiamo. Ok. Ah no, ci ha abilitato la gravità giuviana, che è l'ultima gravità di cui vi volevo parlare. Coscione gialle, grosse, calcio disintegrante. La modalità gravitazionale si cambia con il tastierone del pad, il touch. Andiamo giù, carichiamo e sbarabam. Ok. Come vedete, cosa molto bella, che mi sta piacendo un sacco, è che abbiamo la possibilità di interagire molto con l'ambiente circostante. Cosa interessante, carina, e che a me personalmente piace molto, perché ti dà il senso di essere in un mondo abbastanza vivo. Non mi piace molto quando il gioco invece non ti permette di toccare nulla. E poi, cosa importantissima, c'è un gatto nero, e sapete tutti che un gioco con un gatto nero come co-protagonista è un capolavoro a prescindere, quindi va comprato. Ok, portiamo avanti la missione. Ok, bam, preso. Facciamo un male tremendo. Dal punto di vista dei controlli mi sembra abbastanza carino, interessante, non troppo complesso. Chiaramente riprende tutti i generi action, insomma, quel tipo lì alla Devil May Cry, e quindi deve essere molto immediato, deve ammettere combo, permettere di gestire le combo. Qui abbiamo la possibilità di gestirle anche cambiando la forza gravitazionale al momento, quando ci serve, quindi per me è ottimo. L'unica cosa che mi sta lasciando leggermente perplesso, ma probabilmente è una cosa che si può anche risolvere giocando, è la gestione della telecamera durante i momenti gravitazionali. All'inizio ci si trova un po' sperduti. Zampa di gatto. Ok. Ma chi è questo? E aveva! È una proposta? Ok. Quindi combattiamo con Raven. Cioè, sta combattendo solo Raven. Cominciamo a dare dei calci, va. Ok, abbiamo quindi soldati commerciali, perché il nostro caro amico contrabbandiere ci ha venduto. Ci ha venduto, in realtà. Ci ha tirato dentro il problema. Cosa ho visto? Cosa ho visto? Un mecha? Oddio. C'è un mecha. Sì. Calcio gravitazionale. Ai. Stiamo morendo addirittura. Possiamo anche vedere come si ricarica la vita. Se si ricarica la vita, chiaramente. Ok, quindi Raven viene con noi quando facciamo le porcate. Tipo, eccola, sarà questa la vita. Prendiamo, proviamo a prenderla. Ok, sì, è la vita. Energia. Direi che dobbiamo concentrarci sul mecha. Qua ci sono dei punti che sembrano sensibili, il pad mi permette di selezionare il punto, e quindi iniziamo a crivellarlo di calci. Tutto sommato il gioco sembra molto molto interessante, molto divertente, fresco, è cosa importante, e quindi probabilmente non noioso, e almeno nel breve periodo, da quello che ho visto. Carina questa meccanica delle diverse gravità, e quindi direi che per me è una prova passata. Eh sì, abbiamo tutti fame. Sta arrivando qualcosa. E quel qualcosa io ve lo lascio solo intravedere.
quindi vi auguro un buon divertimento con la demo, la beta, oppure direttamente col gioco finale. Se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e aspettate i prossimi episodi di Road to Release con tutte le beta e demo che devono ancora uscire. Ciao!